Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video in cui non voglio parlarvi del server di Minecraft, anzi in un certo senso sì, però non è un aggiornamento, cioè non sono aggiornamento, non è un aggiornamento del server. Non sono molto, cioè non sono buone notizie quelle che sto per dirvi, perché praticamente voglio parlarvi dopo dei recenti avvenimenti accaduti sul server, molto spiacevoli, che riguardano i griefer. Allora, anzitutto il server è libero, quindi ognuno può fare la sua casa, e praticamente c'è una zona natura, per chi ancora non ci fosse andato, che è dove potete prendere il materiale e poi costruire la vostra casa insieme agli altri utenti, che vi assicuro che sono tantissimi. E oltretutto nel server si possono fare amicizie, eccetera, andare a scavare insieme, eccetera. Ovviamente scavare nella zona natura, non nella pianura, ovvero nella città. Però non parlo di questo, ma dei griefer, come ho detto prima. Praticamente, allora, ogni giorno dobbiamo sopportare dei griefer che si credono di essere chissà chi. Praticamente entrano, spaccano tutto e irrompono le regole, cioè infrangono le regole, e appena lì vado per dargli, per vedere dove sono, per dirgli ciao, cominciano ad alzare le mani, picchiare, e poi praticamente, anche se non ci vado, però loro vedo che entrano e non salutano, e quindi questo è un segno che vogliono, cioè che indica che loro vogliono essere nascosti, ovviamente, cioè non vogliono not far notare la loro presenza. Però non è così, perché io praticamente ogni volta che vedo qualcuno che non saluta, io ci vado e lo seguo di nascosto. Vedo che per esempio irrompe nelle case degli utenti, e queste già sono praticamente delle regole infrante. Oppure lo vedo che vola quando c'è benissimo, c'è scritto benissimo nella bacheca delle regole che a chi non è admin è assolutamente vietato il volo. E io lo rimprovero per due volte, tre volte, quattro volte. Sono arrivato alla quinta volta e ho dovuto bannare questo utente. Poi ce n'è uno qui, questo qua, questo ragazzo qua, only boss level, che praticamente si credeva di essere chissà chi, uccideva, entrava con gli account, con account diversi, e praticamente sapete perché entrava con account diversi? Ve lo dico ora. Praticamente lui trasgrediva molte regole, tra cui quella del volare, insultava e colpiva gli admin. Così Teo l'ha messo in prigione e quindi lui cominciava a crearsi dei nuovi account appunto per non spawnare nella prigione. Ecco, questa è già una regola infranta, una regola importantissima, perché se finisci in prigione tu non puoi uscire. Se esci, la regola è il ban, e quindi siamo costretti a bannare, siamo stati costretti a bannare questo utente. Ecco, adesso vi faccio vedere quante persone sono state bannate. Allora, questa è la lista dei ban, degli, i ban di Ips. Allora, questa è la lista delle persone bannate gravemente, tra cui molti utenti che hanno griffato, non solo hanno infranto regole, ma hanno griffato. Poi ci sono ovviamente anche quelli bannati solamente per nome, e questi sono qui. Questi. Ovviamente lasciate stare Pocketons, ma questo non è Pocketons, ma è un account, che è uno che si connetteva con l'account di Pocketons, ma non era lui. Per questo sul server è stato messo quel plugin per praticamente eseguire un login, una registrazione del server, ovvero fate slash register e poi mettete una vostra password, così quando un utente accede col vostro nome deve mettere la vostra password. Ovviamente lui non sa la vostra password e di conseguenza non può accedere al vostro account. Il server si è difeso così, a questa norma,
di attacco. Quindi praticamente il server è libero, noi siamo buoni, non vogliamo bannare tutti per forza. Siete voi che ci costringete al ban. Quindi io con questo chiuso, vabbè, attendete nuovi video, come vi ho detto, iscrivetevi e alla prossima, ciao.